stai attento, tu puzzone schifoso. E io sono attentissimo. Allora, oggi faremo una cosa bellissima, ovvero dovremo fare il piccone. Forza, vieni con me. Ah, allora, che felicità. Sì, sì, sì. Il primo obiettivo di oggi è il piccone, quindi vai a prendere il piccone. Forza. Cioè, prima devo prendere il legno. Sì, ovviamente, Gabri, non il piccone. Cioè, vai a prendere il piccone. Cos'è? Pensi di fare tutto tu, schifoso? Sì, sì. Allora, io faccio più cose. Scusa, ti stai addormentando per caso? No, no, no. Gabri, ti stai addormentando? Dai, ma no! Non iniziamo già da adesso, eh? Ok, bene. No, perché è meglio che tu non ti addormenti. Allora, oggi però è molto importante, Gabri, perché dobbiamo fare un po' di cose. Quindi il piccone e dammi il legno che hai trovato, dammi. Tieni, forza, tieni. Forza. Ok, adesso io farò il piccone. Ovviamente troverò una caverna che mi potrà dare un piccone, giustamente, giusto? Qua non c'è nessuna caverna, dobbiamo andare. Ok, allora andiamo da questa parte. Scusa, parla feo forte, ho detto. Forza. Parlo, lo so, io sto parlando forte. Ok, bene, se parli forte allora continua. Mamma mia, io veramente, ragazzi, cioè a me sembra di... C'è una caverna, c'è una caverna. Dove, dove? Qua. Bravo, è così che ti voglio, sempre bene. C'è il ferro, non no, entrare, che brutto, buie, buie, brutto. Vai. Ok, vai. Allora, io però posso fare una cosa bellissima, sai cosa posso fare? Adesso posso fare la crafting table, appunto, la crafto e poi dopo crafto il piccone in pietra, il piccone in legno che poi dopo mi potrà prendere la pietra. Quindi Gabri, prendi la pietra immediatamente, io vado. Non ho il piccone, non ho il piccone. Te l'ho dato! E la... Ma dov'è? Là sotto, mannaggia a te, alle tue chiappone, da foca grassa. Vabbè, dai, allora ti perdono per ora, però cerco di non arrabbiarmi tanto, anche perché poi dopo Snowy, il mio cane, ragazzi, sta abbaiando e Dio solo sa perché. Sente. Ma perché? Perché? Perché io mi chiedo il mio cane mi deve... Perché, ragazzi? Cioè, perché è così brutta a volte la vita? Scherzo, ovviamente, molto bella, siate felici, anche se a volte è giusto anche essere tristi, normalmente non sto dicendo che bisogna sempre essere felici sempre ad ogni momento, anche perché è un po' impossibile questa cosa. No, infatti. Piccola lezione tunisianica che piacerà a tutti quanti. Cosa ho appena detto, scusa? Cosa? Vabbè, vieni. Ah, comunque ho trovato 6 di ferro. Ok, hai preso la pietra, tutto, sì, avrei preso tutto quanto. Quindi dammi la pietra, dammi il ferro, dammi arrivo, le torce, arrivo. Dammi il tieni carbone. Tieni il ferro, tieni la pietra. Sì, ma io ti sto sfruttando male. Prendi altra pietra, però. Lo so, prendo. Perché sennò non possiamo fare la fornace. Ok, perfetto, ora posso fare la fornace che poi ci porterà a fare il piccone in ferro. 2 in realtà, quante ne dobbiamo fare? 2? Gabri? 2, sì, 2. Se non stai attento... E per un momento non potevo parlare. Ah, ok. No, perché a volte dovete sapere che nella casa di Gabri succede qualcosa di strano. Che può essere assolutamente in tutte le case, no? Come voi sapete. Io ti regalo questo fiore perché ti odio, non perché sei bello. Ma grazie. Sì, sì, beh, è normale, no, a volte. Comunque, vieni insieme a me, passeggiamo felicemente, beatamente, finché questo legno... Finché questo ferro non si cuoce. Sì, prendi del fare ferro. Il piccone. Mannaggia che io mi sto confondendo. Prendi del legno. Dove stai andando? Ho detto del legno, non... Sono qui, ma non dobbiamo fare anche l'armatura, devo prendere altro ferro. Prendi altro ferro, bravo, così. Che così ti voglio, cane. Volevo dire... No, cosa? Dai. Che brutta cosa che ho detto, ragazzi, ovviamente sto scherzando, non prendete le cose che dico seriamente. Stiamo scherzando, lui è il mio amico, non si offende, tranquilli. Giusto, non ti offendi tu, giusto? No. Ok, vedete, quindi... non si offende. Prova a ridire quel no. No, ok, bene. No, perché ragazzi dovete sapere che io sto facendo la prova audio in diretta. Ma forza, dove? Però, mamma mia, quanto è lento sto ferro. Poi dovevamo fare anche un letto, giusto? Quindi dovrei andare a cercare la pecora. No, quanto ferro ho trovato? 25. Come hai fatto a trovarne così tanto? Non lo so, è pieno. Vabbè, bravo che hai trovato tanto ferro. Buon per te. Ok, adesso sto facendo i 2 picconi, Gabri. Però almeno possiamo fare anche l'armatura, che è l'ultimo, no? Sì, esatto, un'armatura possiamo... Madonna, così tanti ne hai trovato e ti... infatti, cioè, questa è la cosa, cioè... Sei scioccato, immagino, se sarebbe... Troppo. Ti... Ok, bene, allora vieni qua e poi adesso stai... dammi altra pietra, ovviamente, perché... Gabri, prendi più cose, arrivo. No, vabbè, ragazzi, però non sta facendo niente... E mi sono concentrato nel prendere il ferro. Hai preso talmente tanto ferro che... Porca miseria, manco... Boh, non lo so... La rara. Ne ho 44, va bene. Una sì, va bene. Almeno male. Pietra. Madonna mia, come hai fatto? Te ne do metà. Ok, grazie mille. Ha preso 44 di pietra in quanti secondi? Cioè, sei veramente... No, ne avevo 30, erano pochi. Cioè, sei proprio uno speedrunner tu comunque. Cioè, dovremmo fare le speedrun comunque, sarebbe bello da fare. Adesso ti crafto una spada anche a te. Ma questa così... non è una speedrun.
No, è tipo una speedrun. No? Però, tipo una speedrun, cioè non è... Io ti do ovviamente... Ah, grazie. Ti do il piccone che ho usato perché sono una persona molto... Che schifo. Spregevole, esatto. Intanto lasciamo a cuocere quella fornace, ricordati queste coordinate, punto. Ok? Sì, me le ricordo. Bravo. Ok, adesso devo andare a cercare una le pecora. Le pecore? Sì, però la pecora dove ma non è meglio usare le cesoie? Allora, sì, hai ragione, è meglio, in effetti. Però non abbiamo cibo, Gabri. Potremmo anche morire intanto. Infatti. Quindi è meglio usare la spada, così almeno prendiamo anche del cibo. Però dobbiamo stare attenti, perché chissà che cosa ci potrebbe essere qua in giro. Ci potrebbe forse... Io ci spero sempre che magari esca Herobrine da qualche parte. Ma no, ci come? Però secondo me non succederà mai. Là c'è una pecora. Così ci faccio le views, Gabri, devi sapere. Se esce, beh, Herobrine. Sì, vero. Scusami, vuoi che non esca Herobrine da qualche parte? Per forza esce. Cioè, nel senso, sto scherzando ovviamente, non sta uscendo nessuno. Gabri, io comunque a volte eccomi. Ti sento basso. Ma se, come? Se tu non parli, sai come va a finire? Scusa, io... scusa. Sai, no, sai dopo come va a finire? Che ti faccio un audio di 20 minuti su WhatsApp? No, quindi, ma perché? Avvicina a quel microfono di... ma come devo fare? Avvicina il microfono. No, è impossibile che sei più vicino di quanto devi. Avvicinalo! È più vicino di così. Avvicinati tu allora. Va bene. Mannaggia ragazzi, io sto qua che proprio... Dobbiamo denunciarlo secondo me. Va denunciato. Ma no, non ce n'è bisogno. Si è mutato intanto che l'ha detto. Cioè quanto fa schifo. No, scusate un attimo, ma questa cosa non è normale. Cioè, allora Gabri, ma com'è possibile che noi prima abbiamo fatto la prova audio e ora ti sento basso? Ma com'è possibile? Allora, ferma un attimo. Parla adesso, parla, forza. Io parlo. Io i livelli li vedo uguali, quindi secondo me vai bene. Vedi? Ragazzi, non lo... vedi tua sorella, vedi, perché io non sono vedi, ok? Ah, comunque ho 5 di lana. Ok, bene. Adesso ne avrò 6, sì. Gabri, mancano 4 minuti comunque alla fine, quindi dobbiamo sbrigarci. Ma sì, ce la facciamo, cioè... Sì, esatto, ce la facciamo anche alla grande. Cioè, ragazzi, cioè, voi vi rendete conto che noi dobbiamo fare la prova audio in diretta, perché c'è sto deficiente che parla male, ha un microfono che in realtà va bene il suo microfono, non posso dire niente. Infatti, però infatti, lui è deficiente. L'ho preso apposta. Sei stato molto bravo, grazie. E anche così, perché così parla bene. E oddio, sto vedendo cose che volano. Mi sa che il demone è il solito demone che mi parla. Sto scherzando. Ma no. Non ho nessun demone, spero. Alle calcagna. Speriamo di no. Poi magari faccio una collaborazione con Gianmarco Zaga. Ciao Gianmarco. Allora, se mi stai vedendo questo video, ovviamente non lo starei mai vedendo. E mi sto imbarazzando se lo stai vedendo. Allora, cosa sto facendo? Una fornace? Sono deficiente in effetti se faccio una fornace. Ma no, l'abbiamo già la fornace, Dennis. Tu dici? Porca miseria, sì. Sei proprio arguto come l'occhio di falco. Stai zitto, puzzone! Scusatemi se vi ho spaventato. Avete ragione. Hai rubato il mio ferro. Sì, perché stava cuocendo, almeno ne mettevamo altro. Dammelo immediatamente. Tieni. Ok, bene. Cioè, tu ti rendi conto di quanto fai schifo? Cioè, sei pure un ladro. Ma no, volevo dartelo a te. Esatto, dovevi. Invece, cosa hai fatto? L'hai tenuto. Scusa, qua ce n'è altro. Ancora! No. Ti do un altro colpo, sei finito. Vado, via, scappo. Sei finito per la vita. E che bello, vero? Cioè, scherzo, ovviamente su Minecraft, ragazzi, si parla sempre. Perché se no magari poi qualcuno si preoccupa che magari voglio ucciderlo. Sì, su Minecraft lo voglio uccidere, ma solo su Minecraft. Che cioè, sembra a volte stupido fare queste precisazioni, ma sempre è meglio farle che non farle. Allora, cosa possiamo fare d'altro, Gabri? Inventiamoci un obiettivo a caso. Prendiamo 5 di sabbia. No, siamo a 9 minuti in realtà, quindi... No, aspetta, devo fare i letti, devo farli. Ah, i letti, è Eccoli. Vero. Porca puzzarda. Ecco qua i letti. Manca un minuto, Gabri. E poi dopo... non ce la facciamo a fare. Ok, bene, hai fatto i letti. L'armatura. E l'armatura, stai fermo che lo prendo io. Ragazzi, è molto importante perché manca davvero poco alla fine di questo video. Cioè, manca proprio poco, quindi dobbiamo... No, vedi, chissà se riusciremo entro i 10 minuti. Porca puzzarda, aiuto. Ah, manca uno di ferro, dammi... No, Gabri, se non ce la facciamo... No, ce la dobbiamo fare. È impossibile, c'erano pochissimi obiettivi. Era fatto tutto a posto. Ok, forza, questo è l'ultimo, perfetto. Hai preso il ferro, dammi il ferro. No, non ce l'ho io. Ecco, pensavo che avessi preso perché sennò era la tua fine, Gabri. Guarda che se l'avevi preso tu, se l'avresti preso tu, era la tua fine. Comunque, fatta l'armatura, Bravo. Io non ho l'armatura, però vabbè, l'importante è che sei protetto tu.
Esatto, e poi era un obiettivo, quindi cosa, ti sei addormentato di nuovo intanto? Ma no! No. E sei mutato di nuovo. Vabbè ragazzi, io direi che questo video possiamo concluderlo qua, perché vedo che Gabri dovrà morire, perché chiaramente non può non morire. Cioè, deve, guarda, mi spada pure. Ma come osa? Cioè, come si permette a fare una cosa di questo tipo? Ti devo bannare. Per fortuna, no, per tua fortuna bisogno. Che non ho la chat, guarda, per tua fortuna non ho la chat. Oh, cosa? meno male. Ma guarda che adesso me la posso mettere e ti banno comunque. No, non ce n'è bisogno. Invece sì che ce n'è bisogno. E come? Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, ricordatevi di commentare con la vostra emoji preferita. Qual è la vostra emoji preferita? E poi ricordatevi di scriverci gli obiettivi che abbiamo da fare per la prossima settimana, che saranno tipo, non lo so, trova 10 blocchi di diamante, potete mettere anche, però no, è un po', ma come? È un po' impossibile. Ci dobbiamo mettere un'ora. È un po' impossibile quello, infatti è meglio non metterlo. E quindi, niente, mettete un emoji. Se non avete voglia di mettere niente, mettete il solito gesto brutto, così mi fate capire che non avete avuto voglia di mettere, insomma, un commento più importante. Gabri, la prossima volta che mi interrompi quando io sto parlando, quando sto dicendo una cosa più così importante... Ah, scusami, non volevo. Ti mando su Marte. No. Copulare con i signori alieni. E ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao.